Avete sentito? Con il lockdown molte coppie sono scoppiate. Il problema della pandemia è che ha tenuto troppo in casa l'uomo, peggiorando una situazione che però va già male da un po'. Da quando viviamo nella democrazia e nel benessere, il rapporto uomo-donna si è incrinato. Il femminismo, che per molti di voi è un movimento nato negli anni 60 del secolo scorso, lo sapete che comincia già sul finire del Settecento? Ma ha preso piede il secolo scorso, perché? Per via del benessere. L'uomo nel dopoguerra usciva di casa per andare a divertirsi, a ballare, godeva del boom economico e la donna giustamente voleva le stesse cose, voleva non stare in casa a fare la serva, ma voleva divertirsi, ballare, voleva che l'uomo le regalasse invece che il ferro da stiro e la lavatrice magari una moto Guzzi oppure una 128 Rally o magari il diritto di voto. Secoli fa tutte queste cose non c'erano, c'era una grande livella che regolava la vita di coppia. La guerra. Secoli fa, quando un uomo usciva di casa, 8 volte su 10, non era per andare a divertirsi, era per andare in battaglia. Così la donna non poteva lamentarsi di certe cose o avanzare certe istanze. Perché un conto è fare le pulizie di casa se sai che tuo marito sta giocando a calcetto con gli amici. Un conto è farle se tuo marito sta facendo le crociate. Tocca sempre a me pulire e fare le pulizie qui in casa. E pensare che abbiamo fatto anche i turni. Quando torna gli faccio un culo. Quando torna? Ma quando torna? E a Gerusalemme da 10 anni inseguito da musulmani che vogliono tagliargli la testa. La prossima volta mi sposo un ateo. Ma tagliano la testa pure a quelli. Immaginate una donna ai primi del Novecento. Doveva accudire la casa, accudire i figli e in più doveva spigolare il grano. Forse qualcuna si sarà incazzata e avrà detto: adesso quando torna a casa mio marito gliene dico 4. Tesoro, adesso ti siedi per favore e facciamo un discorsetto perché... Cosa ci fai con quella divisa? Cosa ci faccio? Un coglione di anarchico ha sparato al re, tra l'altro neanche il nostro, e adesso mi tocca andare in guerra, sul Carso. Tu cosa volevi? Togliti la giacca che te la stiro, vuoi mica andare a morire con le pieghe? Immaginatevi cose come il tradimento. Oggi una donna quando viene tradita giustamente si lamenta perché chiede all'uomo: abbiamo una famiglia, abbiamo una casa, un lavoro, e tu vai sui viali, che cazzo ti manca? Ma immaginate un legionario romano, quando torna a casa dopo 20 anni di campagna di Gallia, se la moglie scopre che lui l'ha tradita con qualche contadinella tra le frasche, forse lo perdonerà. Lei, lui no, lui si è scoperto che lei l'ha tradito con un senatore, la trapassa da parte a parte con la daga. Capite? Certi dialoghi nell'antichità erano impossibili. Prendete per esempio Sparta, casa di Leonida. Dove stai andando? Ci sono ancora i piatti da fare. Esco. Oh, con i tuoi amici, i soliti 300? E dove andate? Alle Termopili. Oh, alle Termopili a fare cosa? Ci sono 500.000 di persiani armati fino ai denti che vogliono entrare in Grecia. Naturalmente speriamo di respingerli, altrimenti verranno qui, distruggeranno la città, violenteranno le donne e uccideranno tutti i bambini, a parte quelli che abbiamo già buttato noi giù da una rupe. Tu dicevi... Ma io volevo fare i piatti, ma non trovo il sapone. Ma immaginate se la moglie di Leonida fosse stata una femminista. Dove credi di andare, eh? Credi di andartene a cercare la gloria a Termopili, lasciandomi qui a casa a fare i piatti e a fare da cucina? No, 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 no. Adesso lo voglio anch'io, signorino, un elmo, uno scudo, un mantello e soprattutto voglio il tuo stesso salario. E ora che anche l'esercito spartano abbia una quota rosa. Anche io ho diritto, sai, di vedermi sventrata sul campo di battaglia in nome di Zeus, perché l'utero è mio e lo gestisco io.
La guerra, l'unica scusa buona che un uomo ha per uscire di casa.